compagnia di Gianfilippo Mignogna, sindaco di Piccari, qui a Stornarella, oggi ospite dell'associazione Attivamente. Allora, quali sono gli spunti che collegano il territorio di Montinaoni e quello di Cinquarese? Ma gli spunti sono quelli delle comunità che ce la vogliono fare, quelle delle comunità attive, delle cittadinanze attive, dei cittadini che vogliono partecipare alla vita pubblica e che vogliono dire la loro nella vita del loro paese. Noi siamo alla ricerca di comunità attive, di ragazzi, soprattutto giovani, che vogliono mettersi in gioco per dare un futuro ai loro paesi. Noi non siamo convinti che il sistema urbano non sia l'unica alternativa possibile per vivere in questa nostra nazione, in questo nostro paese Italia, ma che i piccoli comuni, i centri di media grandezza possono avere un ruolo importante nell'equilibrio ambientale, nell'equilibrio demografico, nella valorizzazione territoriale, ed in questo il nostro impegno a 360 gradi. Il territorio dei Cinquarellesi di Montinaoni ha una grande croce comune, quella dell'invasione dell'eolico. In qualità di sindaco di Piccari, anche come portavoce dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni, hai fatto comunque, hai utilizzato questo tema per farlo arrivare al mondo. Beh, noi siamo stati, devo dire, bravi a far diventare un problema nostro un'avvertenza nazionale. Abbiamo avuto la possibilità, grazie al delegato dell'ANCI, Ivan Stomeo, di aprire un tavolo nazionale alla presenza del Ministero dello Sviluppo Economico, dimostrando che i nostri rilievi erano rilievi importanti ed erano questioni delicate, che non attengono soltanto all'impatto paesaggistico dei nostri territori o ai bilanci dei nostri comuni, ma alla politica energetica italiana, perché i nostri impianti fra poco avranno bisogno di nuove valutazioni di impatto ambientale, di manutenzioni importanti, e quindi in questo scenario nuovo, se l'Italia vuole mantenere degli obiettivi importanti in tema di politica energetica, deve necessariamente valorizzare il ruolo dei comuni che ospitano questi impianti. Fino a questo momento questo non è stato fatto, perciò noi abbiamo aperto questa avvertenza nazionale sull'eolico. Il turismo può essere la chiave del rilancio dei piccoli comuni. Partendo dalla valorizzazione del territorio, si possono creare dei percorsi di comune in tutta la provincia di Como? Sì, i dati parlano chiaro. Anche venerdì scorso, nel corso dell'evento di chiusura dell'anno dei borghi, è stato evidenziato come sia in costante crescita il turismo esperienziale. La gente non vuole più vedere i monumenti o vedere le cose, ma vivere delle esperienze. Da questo punto di vista, le piccole comunità, i piccoli comuni possono essere importanti, perché hanno appunto gli abitanti che possono aiutare a far vivere queste esperienze, hanno la possibilità di raccontare storie che non sono mai state raccontate, quindi storie nuove, di coniugare perfettamente la qualità della vita, l'ospitalità, l'accoglienza con temi che sono molto ricercati, come il cibo, la lentezza, il turismo appunto lento, quello attento e sostenibile. Quindi da questo punto di vista è chiaro che il turismo, questo tipo di turismo, può essere una chiave importante per i nostri piccoli comuni. Ultima domanda sui rifiuti qui a Stornarella: come in tutti i Cinquarellesi dicevo, il problema è la gestione. A Piccari, questa esperienza virtuosa della teoria del riciclo, si possono esportare questa esperienza anche in comuni? Ma io credo di sì, l'economia circolare dovrebbe essere alla base di tutto il sistema dei rifiuti. Purtroppo noi scontiamo un grave problema, che è un problema credo regionale, che è quello della mancanza degli impianti, della carenza degli impianti. Spesso si fa la raccolta differenziata, ma non si attivano e non si raggiungono tutte le potenzialità possibili attraverso appunto questo comportamento virtuoso dei cittadini per mancanza di impianti. Noi, essendo una piccola comunità, siamo riusciti a sperimentare un sistema che comunque dà la possibilità di toccare con mano i vantaggi della raccolta differenziata con gli ecobuoni, e quindi i cittadini sono in qualche maniera incentivati a differenziare, perché possono trasformare i loro rifiuti in ecobuoni da spendere nei negozi di Piccari, e quindi avere la possibilità di verificare con mano come il rifiuto possa diventare una risorsa. Questo su larga scala potrebbe aiutare molto la politica virtuosa dei comuni.